chiudiamo col botto, ragazzi, perché noi non ci facciamo mancare niente. Allora, finiamo con la constatazione di un fulmineo. Qua, ragazzi, Bolt ci fa una pippa, perché va detta come si deve. Usain Bolt, che ha vinto qualche medaglia passando da quell'anello che poi ha svariati colori, in genere è rosso. Era giusto cambiare, no? Fulmineo accordo tra la radio della Lega Serie A e la Bovo TV. Allora, sì, oggi non abbiamo la maglia giusta, ma abbiamo l'uomo giusto, che ha sempre combattuto le ingiustizie, il sistema, l'ipocrisia, ha sempre lottato per l'uguaglianza, per la fratellanza. È stato l'uomo nel Novecento, l'anno, il periodo più difficile dell'America, che è rimasto in vita semplicemente perché credeva più di tutti e non era avvicinabile, nonostante fosse stato abbandonato da tutti, proprio per certi valori, valori dell'uomo, che è Muhammad Ali. Ora io vi dico questo, io con la Lega, io non ho niente, li conosco tutti, conosco De Siervo, conosco Ciccarese, li conosco, conosco Lorenzo Dallari. Pensate che Lorenzo Dallari, che comunque si occupa di quel gruppo di lavoro, no? Che poi ha costituito anche la radio della Lega, è del mio paese, di San Martino in Rio, parliamo in dialetto. Tegvea, San Martin, cioè parliamo in dialetto, quindi pensate come li conosco. Li conosco, sono persone che ci troviamo in giro nei vari contesti. Ora io dico, ma scusate, ma un accordo del genere con i tuoi fratelli ancora in attesa di una risposta da venerdì, tu come hai fatto a farlo? Cioè, in coscienza, come ti è venuto ad andare a trovare un accordo perché la Bobo TV, così come l'amate e l'avete amata tutti, doveva andare in un altro canale condividendo un percorso e portando i nuovi format, i nuovi ospiti, tutta una nuova serie di costruzioni, come se niente fosse, cancellandolo come se fosse un passaggio con la spugna? Cosa c'entra la Lega Serie A, la radio della Lega, con la Bobo TV? Ma la radio della Lega stanno facendo un buon lavoro, mi sembra. Sono tutti bravi professionisti, cioè gente che conosco, ragazzi, inviati, conduttori, tutta gente che cerca di darsi da fare, tante persone comunque hanno avuto una carriera, penso a Lia Capizzi, no? Che collabora, mi sembra, che lavora e fa le cose in un certo modo, è stata una fuoriclasse degli altri sport, no, Lia? E porta la sua esperienza, visto che non è più la Domenica Sportiva, che era l'anno scorso, percorso professionale nuovo. Le novità anche in un paese dove ci si spaventa sulle novità, è la miglior cosa che si riesce a fare, essere invidiosi sperando che la novità vada male. Io invece lo appoggio, ma mi dovete dire voi, ditemelo voi, cosa c'entra la Bobo TV. Dovete dirmi voi cosa c'entra la Bobo TV. Ditemelo voi, cosa c'entra la Bobo TV fatta senza informare i tuoi fratelli. Teatri, le risate, le cene, tutte le cose che abbiamo fatto, le varie condivisioni, i vari passaggi, di colpo. Radio Serie A, fulmineo a dir poco, ripeto, in 3 minuti, tutto sbagliato. Tanto è vero che nella testa di quel confronto, chiudiamo, tra i 4 membri del gruppo, né uno né cinque, è stato nettamente, nella tesi di quel confronto che non c'è mai stato tra noi quattro, né uno né cinque, ma quattro, è stato ucciso e sepolto lo spirito con cui è nata la Bobo TV. Ragazzi, qua ve lo dico mentre mi piange il cuore. La Bobo TV è il passato. La Bobo TV non ti dà del tu, ma non esiste più. La Bobo TV è il passato. Tutto quello che avete sentito negli ultimi 10 giorni e quello che state vedendo adesso non c'entra nulla con la Bobo TV. Nulla. Non c'è niente che c'entra con la Bobo TV. Così come l'avete sentita, vissuta, accompagnata, amata, contestata, ok? Dibattuta, criticata, celebrata, onorata.
Non esiste più di tutto questo. Non c'è niente della Bobo TV. Ok? Adesso c'è la Bobo Vieri TV. Uno che non è facile per noi, per me, per Antonio, per Nicola, non credo sia facile nemmeno per Bobo. E soprattutto non è facile per tutte le persone intorno a noi, perché sentono il peso della difficoltà nei rapporti, perché i nostri amici sono tanti e abbiamo tantissimi, quasi tutti, in comune, e io rispetto le difficoltà dei nostri amici. Io mi dispiace, io nel momento che si interrompe una cosa, io non ce la faccio dopo 4 ore andare in onda e ridere con chi è di fianco come se niente fosse, scherzare e cancellare con la spugna e dire grazie per la collaborazione e ora partiranno altri format. Con chi ha condiviso la vita, perché? Perché se vi dico tutte le cose che ho condiviso io col mio amico, dite ciao che la vita. Non vado in onda domani, nemmeno dopodomani. Non so come è stato possibile, e questa è la cosa che mi fa più male, vedere l'amico che va in onda, scherza, ride e mostra il sorriso sbagliante come se niente fosse. Non fa parte della mia dirittura morale. Ma rispetto anche chi lo fa.